È arrivato Gabriele Cirilli, buongiorno Gabri. Sono un pinguino diverso, però sono tattico anch'io. Sì. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno Gabriele. Senti, è un piacere ritrovarti per raccontarci un tuo progetto, sì, super interessante, che è un disco, una canzone dell'estate, un tormentone. Non vedevo l'ora di arrivare nelle vene delle persone quest'estate, perché è una canzone che ti prende proprio. È un inno alla ripartenza con il grande Piero Mazzocchetti, il tenore, e siamo riusciti a fare un brano, secondo me, che colpisce molto. Assolutamente sì. Tra poco lo ascoltiamo pure su Radio Z. Prima però stavamo parlando anche fuori onda, sì, del progetto che è nato da due abruzzesi. Sì, esatto. Quindi vi siete trovati in casa. Noi quest'inverno abbiamo fatto degli streaming, perché un po' come tutti. Sì. E in uno di questi io ho detto: Piero, siamo abruzzesi, ci piace la musica, tu in modo diverso dal mio, perché non ci mettiamo insieme? Lui in una settimana ha organizzato tutto, con Marco De Antonis, che ha prodotto e è stato autore del pezzo. Abbiamo fatto questo tormentone è fantastico. Sì, assolutamente. Bella, 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 bro. Questo è il vero inciso del tormentone. No, perché è una cosa fatta con leggerezza, diciamo, lo sento, cioè non è una cosa negativa averlo fatto con leggerezza. No, anzi, anzi, adesso non bisogna dire positivi. Eravamo positivi durante il video, nel senso che eravamo allegri. Totalmente. Ma anche perché il ritmo degli esseri umani è uscire fuori di casa. Sì, esatto, questo è anche il titolo del pezzo, praticamente Il ritmo degli esseri umani. È un inno alla ripartenza nel modo più assoluto. È un pezzo attuale, un pezzo di quest'anno, quindi bisogna ballarlo quest'anno. È importante. E poi vi dirò di più: Gabriele è un artista poliedrico, cioè nel senso, io l'ho visto fare qualsiasi cosa, però qui l'ho visto rappare. Mamma mia, sì, è vero, è vero. Il mio nome è Gabriele, sono dolce come il miele, sono bello e ricercato dalle donne molto amate. Posso andare avanti? Sì, no, perciò ragazzi, il mito dell'improvvisazione. Ha rappato anche il tuo socio, Piero Mazzocchetti, tenore, grazie. Dal bel canto al rap. Cioè, ti odierà per questa cosa un giorno. No, non è vero. Si è messo in gioco e questa voglia di divertirsi sua insieme alla mia sta spopolando, veramente. Assolutamente. No, c'è anche l'inciso che è molto interessante, adesso lo sentiamo anche in apertura. Il video è molto carino, che trovate dappertutto. Sì, è un video tra l'altro girato a Trevignano, in questo lago stupendo, perché in Italia abbiamo dei posti fantastici. Assolutamente. Allora, ci siete voi che vi mettete in gioco in questo video. C'è il tormentone dell'estate, c'è il bella bella bella. Quante volte ho detto bella bella bella? Sono 12 bella 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 bro, che è bro del fratello. Certo, no? Certo. Come dice mio figlio, bella bro. Te l'ha suggerito tuo figlio? L'ho sentito mentre parlava con gli amici. Bella bro, bella bro. Bella zio non mi piace. No, zio è un po' troppa confidenza. Sì. Grande frate è già un marchio registrato. Bro è bro. Internazionale. Va benissimo. Allora facciamo così: Gabriele Cirilli, Piero Mazzocchetti, in questo singolo che si chiama Il ritmo degli esseri umani, che noi qui ci ascoltiamo su Radio Z. In radiovisione c'è anche il video. Il ritmo degli esseri umani di Gabriele Cirilli con Piero Mazzocchetti. Avete sentito sia il tormentone bella 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 bro, sia il fai la scatenata in alto, sì, le mani, ci vuole, sì, quest'estate, sì. Dobbiamo ritornare ad assembrarci, a riabbracciarci, a stringerci le mani. Grazie ai vaccini, spero che questo si ripossa fare presto. No, assolutamente, io ce l'ho fra un paio d'ore, tra l'altro. Dai, così ti dico. Ti do questa notizia. L'ho prenotato. Hai prenotato, sì. No, si sente proprio la pura voglia di ripartire. Adesso tornando un attimo seri, si sente proprio il fatto che noi giovani abbiamo bisogno di questa roba qua. Io l'ho visto da mio figlio 20 anni, e l'ho visto chiuso in casa, triste quest'inverno. Adesso che ha potuto ritornare a avere quel ritmo, è rinato. Certo, assolutamente. Nel video però ci vedeva un sacco di cazzeggio. Sì, molto cazzeggio, tanto. Che è importante. Altri tipi di regole si vedono nel video. Ecco, quella è una parte su cui volevo portarti, perché all'inizio ci sono delle regole che vanno rispettate, come in tutti gli stabilimenti balneari troveremo le regole. Assolutamente. Però sono regole strane, inverse. Quelle regole sono belle perché sono divertimento, mangiare, fare i selfie, insomma è un divertimento tipico dei giovani. Assolutamente sì, e speriamo quest'anno di poterlo rifare. Senti, dove lo troviamo, sì, il tuo singolo? Su tutte le piattaforme, adesso divento proprio su tutte le piattaforme, io adesso non le so nominare tutte, ma su tutte c'è il nostro disco, da Shazam a tutte le altre. Basta cercare Spotify, il ritmo degli esseri umani, tutti quanti, sì, ma soprattutto
soprattutto su YouTube il video. Che su YouTube il video sta avendo un sacco di visualizzazioni, siamo molto molto contenti. Ma lì mi dicevi anche che è stato un capolavoro del regista, no? Sì. Perché l'avete registrato tra il Lazio e l'Abruzzo. Lui, Marco D'Andragora, io spero di non sbagliare il nome perché io ogni tanto sbaglio pure quello di mia moglie. Okay. È stato bravissimo, ne ha fatto un cortometraggio. È stato veramente bravo su questo un luogo che tu arrivi, insomma, e dici adesso come fa a diventare ancora più grande di quello che è. Il regista ci è riuscito. È riuscito, quindi tanti complimenti, ma soprattutto io voglio fare un'indagine sulla tua carriera musicale. Questo è l'inizio di qualcosa. Spero, ci saranno delle sorprese. Ti sei divertito, eh? Molto! Magari ci regali un disco reggaeton, ti immagini? Perché no? Guarda, io allora ho sempre adorato la musica sin da quando ho iniziato a fare l'attore, perché il grande Gigi Proietti ci diceva: dovete ballare, cantare, recitare, essere a 360 gradi. E adesso è arrivato il momento di mettere tutte le mie arti al servizio del pubblico che me ne chiede. Pure quando facevo tale e quale show mi diceva: no, tu devi cantare, eccomi qua. Esatto. Poi hai cantato mica poco nella tua carriera. Ho cantato. No, devo dire la verità, ogni cosa, pure negli spettacoli teatrali, chi viene a vedermi, c'è dentro veramente tanto di canto, perché a me piace. E anche un po' di lirica, Posso fare concorrenza a Mazzocchetti? All'alba vincerò! Senti, oh, che comunque c'hai dei polmoni, complimenti ai polmoni. La canna, sì. Esatto, senti, allora, nell'attesa di rivederti nei teatri, prima tutto sarà possibile, noi ci godiamo questo singolo e soprattutto grazie mille Gabriele Cirilli di essere stato. Grazie a voi per questa possibilità. Ma io spero di ritrovarti presto, così commentiamo l'estate del Ritmo degli Esseri Umani. Benissimo. Grazie Gabriele. Trovate tutto su RTL 102.5 Play, l'intervista completa a Gabriele Cirilli.